L'ufficio di presidenza del Consiglio regionale ha visitato il cantiere per la costruzione del tunnel della TAV Torino-Lione a Chiomonte, Torino. La delegazione dell'Assemblea, composta dal presidente Valerio Cattaneo, dai vicepresidenti Fabrizio Comba e Roberto Placido e dai consiglieri segretari Gianfranco Novero e Tullio Ponso, è stata ricevuta da Mario Virano, commissario straordinario per l'asse ferroviario Torino-Lione, con i vicepresidenti dell'Osservatorio TAV Osvaldo Napoli e Paolo Foietta e dal direttore LTF Marco Rettighieri. Riscontrato come l'attività del cantiere proceda regolarmente, la delegazione ha rivolto la sua attenzione soprattutto verso i sistemi di protezione del cantiere per evitare intrusioni e sfondamenti. Il Consiglio regionale è fermamente presente qui in questo cantiere perché vuole, anche con una visita istituzionale, rafforzare e riaffermare i sentimenti di vicinanza e di solidarietà a chi qui lavora, tecnici, operai, imprese, e alle forze dell'ordine che contrastano i fenomeni eversivi di terrorismo, di mafia e tutto quanto è inaccettabile come protesta incivile. E abbiamo voluto quindi anche riaffermare con una presenza fisica quello che abbiamo più volte affermato a grande maggioranza, addirittura all'unanimità, con atti di indirizzo e con mozioni del Consiglio regionale. L'incontro si è concluso dopo la visita alla parte già aperta del tunnel e il colloquio con i tecnici responsabili. Quello che mi sembra essenziale è ribadire questo senso di fronte a chi vorrebbe creare situazioni di emergenza e che fa di tutto per rendere impossibile i lavori, che i lavori proseguono, che le maestranze sono determinate e che le istituzioni sono vicine alle maestranze, alle imprese e alle popolazioni che non accettano l'uso della violenza. Quindi questo, nonostante tutto quello che accade, è un messaggio di normalità.